Ercole Baldini, presidente della Lega, Francesco Moser raggiungono la nostra postazione. Allora, Ercole, un giudizio su questa tappa? Ma è stata una bella tappa, peccato che molti corridori abbiano sentito troppo il freddo e non siano stati protagonisti. Dalla tua voce sembra che il freddo l'abbia sentito anche tu. Ma la mia voce già è scomparsa ieri quando c'era il caldo, quindi non è colpa del freddo. Non è che vuoi imitare Torriani? Ma un pochino sì, comunque spero che di riprenderla al più presto. Sì, di riprenderla più presto. Comunque, tornando alla tappa di oggi, è stata una tappa bellissima. Il percorso, nonostante tutte le preoccupazioni, nonostante la neve, direi che è stato regolarissimo e il risultato è stato molto chiaro. Purtroppo, ripeto, gli italiani non sono stati protagonisti, ma abbiamo visto comunque delle belle imprese. E dopo il presidente della Lega Professionisti Ercole Baldini, Francesco Moser, è vero che il tuo direttore sportivo Stanga ti ha proibito di partecipare al Giro d'Italia? È vero, cioè, che tu, dopo il record dell'ora di Stoccarda, volevi fare il Giro? No, assolutamente no. Loro mi hanno chiesto di partire. Loro chi? La squadra, però io avevo detto che già prima che non intendevo. Ed ecco intanto la maglia rosa, ecco la maglia rosa. Partire a questo Giro perché intanto il percorso non mi andava bene, poi non era nei miei accordi, io praticamente ho smesso di correre. E cosa io ho seguito tutta la tappa, ero su al passo perché eravamo lì con la direzione della corsa per vedere quello che si doveva fare. Lì è stato deciso di far venire giù i corridori, però il freddo era intenso perché stava nevicando, ha nevicato per 10 km in discesa. Allora vediamo, intanto portiamoci nuovamente Giupponi con Chioccioli. Allora, Breaking a 7 secondi, Amstin tempo 3 ore 53, primi 12 secondi. E intanto vediamo che Breaking ha già raggiunto la zona riservata alla premiazione. Giupponi, Chioccioli e Giovannetti nell'ordine. Poi adesso li attendiamo sul traguardo. Intanto un olandese, Breaking, ha vinto la tappa, uno statunitense, Andy Amstin, maglia rosa, mentre Vincenzo Torriani non riesce a trattenere la sua gioia per aver portato a termine una tappa così attesa e così difficile da organizzare. Eccoci allo sprint per la terza posizione, sono passati 4 primi e 20 secondi, 4 primi e 20 secondi dall'arrivo di Breaking e di Amstin. Sprint per il terzo posto. Tomasini, è Tomasini che si piazza al terzo posto, il vincitore del trofeo dello scalatore a 4.41 dell'anno scorso. Tomasini al terzo posto, poi ecco Giupponi, poi vediamo Giovannetti, poi Zimmermann e Chioccioli. È incredibile come i corridori stanno arrivando sul traguardo. Ecco Vinnen, se fosse possibile ripresentare al rallentatore gli ultimi drammatici metri di questi atleti. Allora al terzo posto Tommasini, il lombardo Tommasini, un grossissimo atleta, un ragazzo che tra i dilettanti aveva fatto cose importantissime, che l'anno scorso aveva vinto il trofeo dello scalatore, che avevamo avuto modo di intervistare più volte l'anno scorso e che ci aveva detto che se gli lasciavano fare, se gli lasciavano interpretare il ciclismo come lui credeva fosse giusto, avrebbe potuto fare grosse cose. Alla domanda "ma cosa intendi quando parli di ciclismo giusto, secondo te il ciclismo è uno sport antico, è uno sport dove non bisogna mai dimenticare che la fatica e l'abnegazione sono alla base del successo?"
Tomasini al terzo posto, Bröcking primo, secondo Amstin, poi al terzo posto Tomasini. Allora, l'attuale ordine d'arrivo, Bröcking olandese, Amstin a 7 secondi, Tomasini a 4,39, poi dopo Tomasini Giupponi a 4,54, con Giupponi Zimmermann Giovannetti a 4,57, Chioccioli a 5,01, poi Vinnen, Finazzi, arriva Finazzi nella scia di Finazzi, Delgado a 7 primi e un secondo, si è classificato Delgado, crollo anche dello spagnolo, ancora maggiore il distacco di Amstin, mentre noi vorremmo pregare il collega Maurizio Vallone di avvertire Mike Neal e tutto il clan di Amstin di prepararsi per coprirlo, perché dovrà rimanere dopo la premiazione, dovrà rimanere a lungo da noi, quindi che Mike Neal sia pronto ad intervenire. Chioccioli è svenuto ed ecco che arriva Pagnin, ritardo di Pagnin 7 primi e 53 secondi ed ecco la maglia del campione di Francia Marc Madiot non riesce a fermarsi. Ritardo di Madiot, 8 primi e 9 secondi. Pagnin. E non è il solo che si è crollato. Vediamo sotto il nostro traguardo che i corridori appena tagliata la linea vengono immediatamente aiutati. Sta svenuto anche Marc Madiot e in precedenza Chioccioli. Ecco che arriva Beat Broi, lo svizzero, 8,45. Ecco che Pagnin si è ripreso anche Marc Madiot, vincitore di una Parigi-Roubaix e campione nazionale di ciclocross, quindi un atleta abituato al maltempo, al freddo. Ecco Bernard. Ecco Bernard a 9 primi e 20 secondi. Nella scia di Bernard ecco Vandelli a 9 e 27. Mentre Andy Amstin ha già rivestito la maglia rosa. Andrew Amstin è la nuova maglia rosa, eccolo qua nella zona riservata alla premiazione, accanto a lui Erminio Dall'Oglio, che ha sempre creduto nelle grandi qualità dell'atleta del Colorado. Ecco Bröcking, accanto a Bröcking Fred De Bruin, sono gli unici due che sorridono, sono gli unici due che sembrano non aver sofferto il freddo. Ecco Fred De Bruin sorridente, è la prima importante vittoria della formazione olandese nell'inizio della stagione. Allora Fred De Bruin finalmente sorridi dopo una stagione piena di amarezza. Perché siamo tutti contenti, senz'altro, che il nostro giovanotto è arrivato, il colombiano Hernandez. Guardiamo un po' la... Ecco, guardiamo, per un attimo ritorna in questa postazione che ti è stata congeniale per tanti anni. Ricordiamo che Fred De Bruyne è stato anche bravissimo telecronista per... Ah, è arrivato lui. Sì, è arrivato Bröcking. L'avete cambiato perché dovrà rimanere parecchio qui sul podio. Beh, guarda, lui... guarda... gelato, diciamo. Allora Mike Neal, siccome dovrete rimanere abbastanza qui sul podio, hai da fargli cambiare i panni ad Amstin? Avete portato qualche cosa per cambiarlo? Una maglia. Ecco, allora linea Giorgio Martino. Ecco.
Ecco, mentre ecco che il padrone Amstin dall'olio molto freddo in questo momento, molto freddo, ecco che c'è una giacca proprio perché in questo momento c'è anche la reazione. Freddo, freddo, freddo. Sì, è incredibile, io non ho visto le condizioni come oggi, se terribile in Colorado in inverno per entrenamento, sì, come oggi, ma in corsa no, non ha visto condizioni come oggi. Oggi però c'è una cosa che fa caldo, la maglia rosa. Ti riscalda la maglia rosa oggi. Sì, sì, è importante, ma adesso è troppo in shock. Ecco, troppo freddo, non riesci neanche a gustare la gioia di questo importante fatto. Io credo che dall'olio sia, se necessario, fargli riprendere un po' di calore, perché sta tremando, e credo che sia il più giusto, se è possibile, dargli qualche cosa di caldo, perché sta tremando, sta proprio, può star male. Quindi io credo che se riusciamo, io credo che sia più importante farlo star bene piuttosto che farlo parlare. Magari facciamo l'intervista con lei dall'olio, ma io credo che in questo momento è importante che vada, Andrew, perché è troppo freddo e sta in condizioni veramente, mi sembra che la cosa più importante in questo momento sia che lui possa stare al caldo. Le interviste le faremo domani, un altro giorno, ci sarà tempo per far tutto quanto. Ecco, mi sembra che, Andrew, se è possibile vai in albergo appena puoi, vai subito in albergo, okay. No? Grazie, ciao. Grazie a te. Se è possibile, poi magari avremo successivamente, se troverà qualche cosa di caldo, ma lo possiamo intervistare poi di nuovo. Intanto io torno con Fred De Bruyne, che invece, ecco, se Giancarlo Tomassetti può inquadrare, mentre tutti stanno morendo di freddo, ecco, guardiamo Fred con una magliettina di cotone a mezze maniche. Tu non hai freddo, non so come ti sei difeso. Ho freddo un po' perché il nostro Eric mi ha preso la maglietta, mi ha preso tutto quello che aveva sul dosso, però hanno freddo anche loro. Per me, senta, no, non fa niente, siamo tanto contento, diciamo, che lui ha vinto la tappa e che e anche nel visto della maglia rossa, perché fra due giorni c'è questo cronometro che secondo me è una specialità sua. Adesso lo aspettiamo che sia possibile anche intervistare, sì, sì, facciamolo venire, così Fred farà un po' l'interprete per noi, anche se certo abbiamo qui una situazione un po' abbastanza ricca di confusione oggi, ma io credo che non sarà questo un problema estetico. Vediamo dunque con Eric Brücken e con Fred De Bruyne, che ci farà da interprete, in modo che lui potrà anche rispondere nella sua lingua, visto che le nostre trasmissioni vengono seguite anche all'estero, quindi qualcuno che potrà. Anche lui ha abbastanza freddo in questo momento, ma sì, mi sembra che sono arrivati molti 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 aiuti. Ce la fa a restare? Vuole restare qui sopra? Prego? Vuole restare qui, ce la fa a restare, o vuole andare anche lui via in albergo subito? Beh, lui vuole andare all'albergo subito, ha capito lei, perché ha freddo, lui guardi come... Ma sta tremando tanto con lui. Una cosa cerca di chiedergli, come mai non ha tentato di prendere subito la maglia rosa? Mancavano solo 15 secondi. Ik heb, ben al zo hard mogelijk naar beneden gereden. Op een gegeven moment zag ik hem weer voor me. Kon ik dichter naar hem toe komen. Toen ben ik er gelijk overheen gegaan. Nou ja, je kunt op een gegeven moment kun je niet harder als... Ecco, vediamo intanto Bob Rowland, che lui è colto da un violentissimo attacco di freddo, ma tutti i corridori appena arrivano, nel momento stesso in cui smettono di pedalare, arrivano sul traguardo, sono colti da questa violenta reazione di freddo. Anche Breaking, pure ormai è arrivato già da 20 minuti, ma ancora adesso la reazione è tremenda. Che cosa aveva detto Fred? Lui ha detto che nella discesa ha visto Amstel davanti da lui, la prima cosa che è passata è lo prendere e vincere l'etappa, non ha pensato subito direttamente alla maglia rosa. Non si è accorto che c'era la possibilità anche della maglia rosa?
No, perché lui senta, vincere questa tappa è già una cosa, la maglia rossa altra cosa. Diciamo, fra due giorni c'è il cronometro, che, come l'ha detto prima, è la sua specialità. Quindi tu pensi che per adesso bastava la tappa, essere lì vicino, sta a soli 15 secondi, poi la tappa cronometro, le tappa cronometro saranno lui fondamentali. Adesso è in una posizione splendido, diciamo. Certo, siamo perché il lavoro ora di difesa dovrà farlo Amstein, e quindi lui può aspettare la giornata giusta, quella della cronometro. L'anno scorso è già stato maglia rosa. E quindi partenza. Quest'anno all'arrivo invece. Speriamo tutti. D'accordo, grazie Fred. Accompagnalo in albergo, perché mi sembra che oggi la cosa più giusta sia quella di avere così qualche testimonianza, ma mi pare che la giornata sia tale. Tra l'altro Breaking, lo possiamo anche vedere se Giancarlo Mesetto lo inquadra, ancora con i pantaloncini corti, quindi veramente, ecco adesso che Breaking giustamente si allontana. Vediamo se Farolfi ha già l'ordine d'arrivo. Credo che forse quello di Farolfi è più rapido, battuto sul tempo, Adorni battuto in volata. Breaking dunque ha vinto con 7 secondi di vantaggio su Amstein, 4.39 su Tomasini, 4.54 su Giupponi, 4.57 su Giovannetti e Zimmermann. A 5 minuti e un secondo Chioccioli con Vinnen, poi Finazzi e Delgado a 7 minuti, Broi a 8 minuti e 45 secondi, questo per quanto riguarda i primi piazzamenti. Vediamo nel frattempo che sono poi arrivati Bernard con un ritardo di 9 minuti e 20 insieme a Maurizio Vandelli. Non sono ancora arrivati Visentini, che è segnalato a 25 minuti di ritardo, Saronni segnalato con un ritardo di 28 minuti, Rominger segnalato con un ritardo di 31 minuti. Ecco, vi ricordo dunque la situazione. La tappa è stata vinta da Breaking davanti a Amstein con 7 secondi. Avete sentito come Breaking e Fred De Bruyne abbiano spiegato che un po' non se n'era accorto Breaking che poteva prendere la maglia rosa, un po' non ci ha pensato granché, visto che attende adesso la frazione a cronometro nella quale pensa di essere maggiormente favorito nei confronti di Amstein. Poi c'è Tomasini a 4.39, Giupponi a 4.54, Giovannetti a 4.57. Chioccioli si è difeso e rimane in classifica, sia pure con un ritardo ora abbastanza pesante, perché è arrivato staccato di 5 minuti e un secondo, quindi il ritardo di Chioccioli in classifica ora è superiore ai 4 minuti sicuramente. Intanto è arrivato anche il cecoslovacco Skoda, ora gli arrivi si susseguono alla spicciolata senza più neanche, diciamo, una logica, i corridori sono accolti da crisi. Non mi pare, non so, non sono sicuro, ma credo che Van de Velde ancora non sia arrivato, quantomeno non c'è avuta la segnalazione. Arriva Van der Arden, abbastanza curioso, staccato di 19 minuti e 25, considerando che c'è gente, scalatore, che viaggia a mezz'ora di ritardo, che Van der Arden sia arrivato a 19 minuti, mi pare. Francesco, come la giudichi questa cosa? Direi che i corridori che arrivano, a parte quelli della classifica che sono arrivati, certi corridori arrivano perché quel ritardo che hanno qui, loro lo avevano in cima dai primi, però sono venuti giù in discesa, perché ci sono corridori che magari hanno addosso anche più grasso, i corridori più in forma sono magri e non hanno grasso addosso e non hanno calorie addosso, perciò quelli che sono venuti giù senza fermarsi hanno fatto un risultato, perché in cima credo che Visentini sia passato a 3-4 minuti, ma mi pare adesso che adesso è a 25 minuti. Arrivato. Van de Velde, che è transitato per primo, è arrivato? Non mi pare, quantomeno non abbiamo potuto notare il momento in cui si è arrivato, sempre ammesso che sia arrivato, perché Van de Velde, che era primo in cima al Gavia, dopo aver cominciato la discesa si è fermato perché sentiva freddo, si è fermato, il suo direttore sportivo ha cercato di cambiargli la maglia, di dargli qualcosa di caldo, ma non abbiamo più avuto notizia se si sia ripreso o no. Tu ricordi giornate di questo genere? Qual è il ricordo più diciamo disastrato? Direi la tappa, per quello che riguarda il Giro d'Italia, non so, forse anche, a parte che poi siamo arrivati in salita, la tappa siamo arrivati anche a Selva Gardena, era abbastanza freddo, però non nevicavano.
al Giro d'Italia io forse la neve non l'ho mai presa, veramente. No. Tutto sommato mi sembra che sia meglio quando si arriva in salita, paradossalmente, che quando si va in discesa, perché la discesa è quella che veramente finisce di ghiacciare tutto. È stata la discesa per la selezione, perché in salita quelli della classifica erano tutti in 10 minuti. E tecnicamente il risultato era in cima alla salita. Dopo, chi ha più qualità di sofferenza e anche magari anche può soffrire di più il freddo, sopporta di più il freddo, è venuto giù senza problemi. Gli altri si sono fermati a vestirsi e non sono ancora arrivati. Ecco che ora sta arrivando un gruppettino, forse è il gruppo più consistente. Come? Saroni il primo del gruppetto lì, almeno a vederlo pedalare adesso non lo so. È un gruppetto, forse il più consistente di questo gruppetto. Non abbiamo ancora indicazioni precise sulla composizione di questo gruppettino che si sta avvicinando adesso. Andiamo a vedere di individuare qualcuno in questo gruppettino. Che si sta avvicinando ora, è il più consistente dal punto di vista, ecco che arriva Podenzana poi con questo gruppetto, vediamo Wider, lo svizzero Wider, poi vediamo Pizzol, poi vediamo Noris che è arrivato insieme a Podenzana, faceva parte di questo gruppettino che ora ha un ritardo di una mezz'oretta circa, mi sembra che vediamo quanto tempo più o meno è passato, siamo proprio sulla mezz'ora, 23 minuti, 24 minuti in questo momento di stacco, e quindi non sono ancora arrivati Visentini, Saronni, Rominger e Piaseschi. Le ultime segnalazioni: Visentini a 25 minuti, Saronni a 28, Rominger a 31, Piaseschi a 35. Ma la situazione può cambiare da un momento all'altro proprio perché le crisi sono tremende. E ancora sul traguardo, costretto ad un incredibile dribbling per riuscire a raggiungere la postazione, Rodriguez, poi dopo Rodriguez Filippo che crolla subito dopo aver superato la linea, poi ecco anche Lukins. Zaldegu sta parlando da solo, una giornata memorabile, mentre ormai a Santa Margherita, ecco Vittorio, hai notizie da Radio Giro? No, ritardo. Sono tutti i ritardi ancora di Visentini, Saronni, Rominger, Piasenchi da Santa Caterina del Furlo, quindi a distanze ancora da 7-8 km, quindi da oltre mezz'ora di ritardo. Secondo me qualcuno è stato preso certamente dal freddo, si è fermato per vestirsi come ha fatto Visentini, come ha fatto Van der Velde. Sì, grazie. Intanto chiedi a Radio Giro se è possibile avere notizie più precise sui ritardi di Saronni, di Rominger, di Visentini, se fosse possibile, cioè sapere che cosa è. Tommasini, dove è andato a finire? Perché abbiamo ancora 5 minuti, mi sto parlando con il direttore sportivo, mentre ecco che arriva Rosola, con Rosola ecco Volpi. Ci sarebbe piaciuto poter avere sul nostro podio anche Tommasini, lo merita perché veramente è stato indubbiamente il migliore dei nostri, la grossa sorpresa in campo nazionale, grossa sorpresa per modo di dire, perché chi conosce il ciclismo, ecco che arriva Amadori, sapeva che un giorno e l'altro questo bravissimo corridore lombardo, che tra i dilettanti aveva fatto cose egregie, era stato definito genio e sregolatezza, l'anno scorso aveva vinto il Gran Premio dello Scalatore, prima o poi avrebbe dimostrato anche tra i professionisti tutto il suo valore.
Ma in realtà il problema è proprio quello del freddo. Subito dopo la conclusione della corsa, i corridori vengono colti da un attacco, una crisi di freddo che li fa tremare, non riescono più a parlare. E vediamo, ecco, le immagini qui, vediamo proprio, ci sono... È il francese Arnaud. Sì, sta tremando in maniera tale che non riescono a farlo smontare dalla bicicletta, proprio... Le condizioni, infatti il primo tipo di soccorso è un massaggio, proprio cercare di, ecco, Vandelli. L'altro Vandelli, questo è Claudio Vandelli, il campione olimpico di Los Angeles, mentre ancora c'è da dire, il fratello Maurizio anche oggi ha fatto una tappa veramente eccellente e resiste ancora nei primi posti della classifica, una classifica che esce a stravolta. Vediamo invece Kiefer. Questo americano è arrivato Kiefer. Tranquillino, quasi divertito, al punto che ora si alza sui pedali e va come se dovesse andare verso l'albergo o qualche cosa. È andato a baciare la moglie, che ecco qua, se è possibile inquadrare la scena. La moglie segue il giro come fotografo, è l'unico che ha avuto per il momento un rapporto umano, un bacio gradito subito dopo il traguardo. Mi pare uno dei pochi, forse l'unico, e continua la moglie che lo sta. È arrivato tranquillo, senza crollare, senza cadere in crisi, sta arrivando tranquillamente anche qualcun altro corridore. In effetti quelli che se la sono presa più comoda, tutto sommato, che hanno rinunciato, forse subiscono di meno tra questi ritardatari c'è anche Conti che era ieri, andato molto ieri invece era andato molto bene, era la classifica. Però anche Conti è arrivato abbastanza tranquillo, non sta accusando la crisi di freddo come gli altri. Evidentemente a un certo punto hanno rinunciato, hanno cercato di perdere quello che c'era da perdere, ma comunque sono riusciti. Vediamo lì Valdemaro Bartolozzi, non si hanno notizie di Van del Velde. Ha scosso il capo tristemente Bartolozzi, ha detto non si hanno più notizie di Van del Velde. Era in cima al Gavia, dopodiché a un certo punto, colto dalla crisi di freddo, si è fermato e il suo direttore sportivo Bartolozzi lo sta aspettando qui con un mano a un impermeabile, ma non è ancora arrivato Van der Velde, che era passato per primo a 24 km dalla conclusione. Abbiamo forse la possibilità, prima di chiudere il nostro collegamento, di avere anche qualche testimonianza con immagini del passaggio sul Gavia. Eccole infatti che stanno arrivando, ecco le immagini registrate sul Gavia, vedete che stava nevicando, ecco le immagini registrate ovviamente al seguito, sono state registrate al seguito e c'era Giacomo Santini al seguito e Giacomo è arrivato con questa cassetta, dunque vediamo un po' di ricostruire dove eravamo qui. Questa è la salita ancora che porta al Gavia, siamo a circa 3-4 km dallo scollinamento. Va detto che non abbiamo le immagini del momento in cui Van der Velde taglia il traguardo del Gavia, in quanto l'operatore è rimasto bloccato. Questa è una testimonianza più che una documentazione, in quanto avrete già narrato che cosa è successo. Sulla Gavia nevicava fitto, molto più di quanto si possa vedere in queste immagini, e vedete il tratto sterrato, annunciato come tratto sterrato, era diventato un'autentica poltiglia. Questo in salita, in discesa vi erano altri 3 chilometri così, e ho visto delle acrobazie incredibili da parte dei corridori. Ho visto Saronni fermo all'inizio del tratto sterrato, che piangeva intirizzito, batteva i denti come un bambino. Ho visto Savini seduto a terra che non voleva più continuare. Molti corridori il tratto sterrato in discesa l'hanno percorso a piedi o l'hanno fatto a passo d'uomo, si sono fermati a chiedere guanti, gridavano guanti, mantelline. Scene, senza volere drammatizzare a tutti i costi, davvero come si definivano una volta da ciclismo di altri tempi. Al passo nevicava, ecco, guardate, nevicava veramente fitto. Si era sparsa anche la voce che gli organizzatori avessero deciso di porre il traguardo finale alla Gavia, nel qual caso avrebbe vinto, come sapete, Van der Velde. Poi al momento in cui è arrivato Van der Velde c'è stato un po' di confusione, nessuno sapeva se veramente la corsa finisse lì o meno. Ci ha pensato Van der Velde a togliere tutti di indugio, dagli indugi, e ha proseguito, si è fatto largo a manate da coloro che volevano fermarlo. Forse se si fosse fermato avrebbe vinto, in realtà lui poi si è fermato, poi vediamo.